Benvenuti a Ostia Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga in questo nuovissimo video. Oggi raga mi vedete in questa situazione un po' così, diciamo, perché? Perché raga, come avete letto già dal titolo o sapete già, raga, ci troviamo qui a Ostia Comics, a Luna Park di Ostia Comics, e quindi oggi andiamo a rompere palle a qualche cosplayer che già vedo qua in giro, ma ovviamente raga non prima che già lo sapete vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che deve fare sempre. Dai raga, che mo andiamo a fare un po' di interviste strane così a qualche cosplayer, e ovviamente come sempre tutti i video dei cosplayer dovete votare qua sotto quale cosplayer vi è piaciuto di più, quale vi è sembrato un po' più cringe, diciamo. Vabbè ragazzi, noi vado a vedere il primo cosplayer che sta lì e vado subito a rompere palle. Ciccio, vieni qua, via. Chi siete voi innanzitutto, raga? Noi siamo le Ordo Melodico. Vabbè ragazzi, avete capito, vabbè. Melodico. Ordo Melodico. Che fate? Che fai tu con sto trombone? Trombi? La suono. Trombi la tromba. È una cornamusa. Qui tu invece col tamburo. Batte col tamburo. Senti, allora raga, oggi facciamo una cosa un po' così. Quanto sono costati i vostri costumi? Iniziamo da te, togliendo ovviamente tu la tromba e tu il tamburo. Molto poco. Dimmi una cifra. Ma neanche 30 euro probabilmente. Tutto quanto? Senza strumenti, sì. Senza strumenti, la presa al bidone l'hai preso? Perché no, uno si arrangia. Ho trovato cinte, cose, questo l'ho costruito da sola. Che cos'è sto coso qua? E questo serve per il tamburo. Ah, questo serve per battere, lei batte con sto coso. Invece il tuo quanto hai pagato? Uguale. Una trentina d'euro più o meno. Molto cheap, diciamo. Esatto. Molto cheap. Tutta sta roba, tutto ho trovato. Questa cosa rossa che c'hai addosso, sta cosa un po' così. Questo? No, sta cosa rossa che c'hai addosso. Questo. È un corpetto. Che cos'è? È un corsetto. Sì. Pure questo, quando hai pagato? Arcinese. Arcinese ci salva la vita, tutto d'arcinese. Vabbè, raga, tu suona la tromba. Sentiamo come suona la tromba. A cornamusa, vedi? Tamburo. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Siamo con Ayaka di Genshin Impact. Pensavo fosse Biancaneve. Tu invece sei? Io sono Axel e sono vestito da Cruel Tepes di Warino Seraph. Sì, ok. Quanto è costato il vostro cosplay, il vostro costume? Quanto l'avete pagato? L'ho preso in sconto a 90 euro. Buono. In sconto da dove? AliExpress. AliExpress, tutta la vita, zia. Tu invece l'hai fatto tu, l'hai comprato? L'ho comprato, penso, sui 50 euro. Ci sta, finora ha vinto. Raga, secondo voi, scrivete, sempre come lo sapete, qua sotto quale cosplay che più vi piace. Quindi, tutto AliExpress, diciamo. Anche la parrucca, però l'ho tolta. Dove sta la parrucca, zia? La parrucca. Con chi siamo? Diciamoglielo. Con Atena. E tu invece? Arles, tu invece corpelato, lui è Hitman. Mylock, tu invece sei? Pegasus, raga, quanto sono costati i vostri cosplay? Diciamolo tu. Questo veramente tanto. Spara una cifra, vediamo se vinci. 400. 400, me coglio. 400, fatto. Quanto è solo questo? 200, l'hai fatto tu o te lo sei fatto fare AliExpress? No, questo l'ho comprato a Romix. Questo l'hai comprato a Romix e l'hai pagato 200 euro. Me coglio. Invece tutto l'abito l'hai fatto tu, l'hai comprato dal cinese. Questo è stato, comprato su AliExpress e poi dopo migliorato esternamente. Metà. Quindi siamo con 400 euro. Tu invece, già me lo immagino. Tu dillo, di una cifra.
Diciamo almeno 500 euro. Almeno 500. Tutto fatto da me questo. Tu non è AliExpress, no. Tutto fatto da te, raga. Tanta roba, fa vedere il coso. Tu c'hai pure il drago cornuto in testa. Fagli vedere bene il drago cornuto, raga. Dategli un voto da 1 a 10 a questi cosplay che vi sto facendo vedere. Quindi a te 400-500. Tu invece, tu molto easy, diciamo, lo immagino. Sì. Centinaio d'euro. Un centinaio, la pelata però è inclusa. È inclusa nel cosplay. Esatto. La pelata è inclusa. E quindi questo è un centinaio, diciamo. Sì, perché questo però è fatto su da lui. Tu te sei fatto, ma pure il bastone da lui. Ah, ecco. Quindi tu invece? Sui 70-80. Sui 70, lui è il più cheap. Quindi andiamo a scalare, andiamo un po'. No, sta lui che è un po' così. A mettere, scambiatevi del posto. Oh, ecco. Andiamo proprio scalando dal massimo fino a scendere, diciamo. Raga, votate da 1 a 10 qual è il cosplay che più vi piace tra tutti loro. Raga, tutti quanti insieme. Non so se tu ya fai. Damo sempre l'abbraccio del gruppo tutti insieme. Qua siamo con Siao, piacere. Siao. Senti, quanto è costato il tuo cosplay? Quanto è costato? Più di 100 euro sicuro. Tipo, dimmi una cifra a sto punto. Più di 100 euro? Sì, 101 euro. No, 120 euro, diciamo la verità, dai. Roba tua, cinese, AliExpress. Oh, diciamo Wish addirittura. Sì. Nuova frontiera Wish. Sì, perché su Amazon costava troppo. Lui ha detto vabbè, proviamo quindi. Proviamo Wish, cioè, quindi tutta roba di Wish. Poi ci hai messo le mani, tu ci hai messo. Tranne diciamo i stivali ho fatti io. Ti sei messa tu, sì. Con mi sembra il calzolaio a fare i stivali. Sì, vabbè, li ho sistemati. Quanto tempo ci hai messo? Allora, in generale ci ho messo più o meno quasi 2 settimane. Quindi per fare tutto quanto, sistemare la parrucca, il trucco, le lenti, vabbè. Gli stivali. Raga, voi votate qua sotto nei commenti che voto date da 1 a 10, quindi tutta tu hai fatto. Ma la maschera invece? La maschera l'ho comprata. C'è sempre. No, questo da Amazon. Questo da Amazon, un misto hai fatto, un sì, misto, vabbè. Una joint venture. Perché non si trova sempre tutto da su ogni sito, quindi devi insomma trovare, esatto. Devi un po' trovare. E quindi vabbè, la maschera cornuta, il cornuto ci mancava oggi, ci mancava. Vabbè. Oh, raga, siamo con chi sei con tu? Sono Miu Ichigo del Miu Miu. Miu Miu, tu sei Miu Miu, tu invece sei? Sofì del Castello Errante di Aul. Del Castello Errante di Aul. Raga, come ho detto, votate nei commenti qua sotto che voto date da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Quanto è costato il tuo cosplay? Allora, vediamo tutto il costume. 90 euro compresa spedizione. Da dove? Cinese, AliExpress, Amazon? No, Doki Doki. Come? Doki Doki. Sì, io sta cosa non la conoscevo. Io sono rimasto ad AliExpress. Che è sto Doki Doki? È un negozio online in cui comunque ci sono determinati cosplay, insomma. E ci sta, è Doki Doki. Doki Doki. Doki Doki. Tu invece quanto l'hai pagato? 30 euro AliExpress. Brava, è questa la cinesata che ci piace. 30 euro da AliExpress. Pure. Ma tra poco pure Temu inizia a mettere il cosplay, lo sapevi? Pure Temu inizia a mettere qualcosa dei cosplay, proprio cheap proprio. Quanto tempo ci hai messo per farlo? Un mesetto, perché le orecchie sono state commissionate da una ragazza che le fa. Ah, le orecchie, vedi, sì. Non erano incluse. No, queste orecchie me le sono fatte fare a parte, assolutamente. Ah, ecco. Quanto è costato il vostro cosplay? Quanto l'hai pagato? Se l'hai pagato, Boh. Quanto? 100 euro, diciamo 100 euro. Più o meno. Diciamo 100 euro. Tu invece quanto l'hai pagato il tuo cosplay? 60 tipo. Una sessantina. Sì. Ti perseguito con la medusa in testa. Non è una medusa. Non è una medusa, che cos'è? Quando sì. È che ti impari i nomi dei personaggi? No, questa rimane. C'ha una medusa in testa, sì, fa vedere bene la medusa. No, non è una medusa. Che cazzo è sta roba qua? Si chiama Stone Free. Stone Free. Sì. E che è sta cosa? È uno stand, nel senso che... È qualcosa che ti esce dalla schiena. Tipo un'ernia, c'ha l'ernia. Bravo! È tipo un'ernia, ho capito. Quanto hai pagato il tuo cosplay? Quanto l'hai pagato? Allora, di una cifra. La parrucca 20,
il cosplay 30, quindi siamo a 50, le scarpe io ho rubato a mia madre, i pezzi all'incirca un'altra trentina d'euro. Quindi siamo sui 150. Ma non esagerare! Aumenta, facciamo i sboroni, 150 c'è sta. Ma che poi la gente dice, ma questi soldi per i... Vaffanculo. Senti raga, votate nei commenti qua sotto che voti diamo da 1 a 10 a sta bella gnoccolona, possiamo dirlo. Non c'ho peccato Golling. Questa è la testa. Pure la testa, l'ernia che esce, mi piace. Fagli vedere l'ernia. Oh, beh, l'ernia al disco mi piace proprio, ragazzi. Che il disco sta qua? No, vabbè, diciamo così. Diciamo tanto. Che cazzo ci fregano? Ragazzi, siamo con Luffy. Luffy è appena arrivato da live action. Possiamo dirlo? Possiamo dire da live action. È venuto qua in vacanza a Ostia e quindi è venuto qua anche qua. Luffy, te posso chiamare Luffy? Sì, quanto basta che non mi chiami Rubber. Ma quanto è pagato il tuo cosplay? Quanto l'hai pagato? Allora, in realtà la versione che porto oggi è di dress rosa e quindi molto più economica dell'altra che ho fatto dalla sarta, quindi jeans, ciabatte, tutto quanto, nemmeno 100 euro. Nemmeno 100. Molto easy, raga, molto easy. La camicia da dove l'hai presa? Da AliExpress? Bravo! AliExpress, grande, magari ce fa pubblicità, ce fa AliExpress, ce fa lo sponsor, che dici? Esatto. Senti, che quindi raga, votate nei commenti che voto li date a questo bel Luffy versione mare, giusto? Versione dress rosa, quindi sì, marino. Versione mare, che voti date da 1 a 10, votate nei commenti qua sotto. E quindi bello, c'è piace. Va bene, c'è pure la croce sul petto, raga. C'è pure la croce sul petto, tanta roba! Mi sono beccato un pugno lì. Allora, siamo con... Ace? Captain America. E Captain America, quanto hai pagato il tuo cosplay? Ma zero, fatto in casa. Come hai fatto in casa? Ma, sì. Cappello 15 euro in fiera e forse lo zaino 20 su Amazon, penso. Diciamo una cinquantina di pantaloni, scarpe, sti accessori qua. Tutto rimediato in casa. Tutto, hai fatto tu, homemade. Homemade. Hai dimenticato una cosa però, una cosa molto importante. Hai dimenticato il costo più importante. Quale? Quello del lavoro? La manodopera, raga! Tanta attività fisica non ha prezzo, raga! Questo è acciaio, raga, è acciaio, sì! Tanta attività fisica, vero? Tu invece quanto hai pagato il tuo cosplay? Intorno ai 1.600-1.700. Ma che cazzo stai dicendo, sì? Sì. Costume 1.200, scudo 400, stivali, altro, sì. Porca mia, ha superato tutti, quello era rimasto a 500, ha superato tutti, porca miseria. Quindi votate qua sotto nei commenti. Guarda la fedeltà. Che voti date da 1 a 10, raga, potete di niente, sì. Quindi più di 1000 euro, ragazzi. Sì, 1600. 1600. Anche qui la manodopera, quella sotto, ce n'è tanta. Ce n'è tanta, tipo, c'è tanta la manodopera. Fate vedere la manodopera, sì, mamma mia. Vieni col ragazzo. Ora, come ti chiami? Che personaggio è il tuo? Allora, mi chiamo Elisabetta, non è vero, mi chiamo Elisabeth Afton e faccio parte dell'universo di Five Nights at Freddy's e niente, il resto è spoiler, non posso... Il resto è spoiler. Tu invece, che personaggio è il tuo? È 20. 20? Mm-hmm. 20, è 20. Sono nel mondo di Genshin Impact. Ah, è di Genshin Impact, che raga non va più di moda Genshin Impact. Ma quanto hai pagato il tuo cosplay? Quanto l'hai pagato? Il mio? Allora, in realtà... Questo è un cosplay riusato, scarpe riusate, ho solo rifatto parrucca, accessori, insomma. Un centinaio d'euro? Io dico 1000 euro su per giù, non è vero. 1000 euro? È vero, al massimo 20 euro sarebbe. 20, massimo 20 euro. Tu invece quanto l'hai pagato il tuo cosplay? Ok, qua abbiamo AliExpress, il mio amico. No, questo è Gucci. Questo è Gucci, Grucci? Intorno ai 80-90 euro. Bello, ci sta raga. Commentate che voto date da 1 a 10. Noi ci vediamo al prossimo video, raga. 1, 2, 3, Sciocarì!